ce li avevo entrambi tra le mani. E allora mi sono detto, ma perché non fare un confronto subito, subito? Non c'è niente di scandaloso. Allora, questo è il mio Black & Decker che oramai utilizzo da quanto? Un anno e mezzo con relativa soddisfazione. Allora, questo è il Black & Decker da 40 Nm. Cos'è? BD CHD 18KB. Questa è la sua serie, vedete? Io l'ho comprato a qualcosa come 120 eurozzi, viene nella sua valigetta con due batterie da 18 volt e il caricabatterie. Ok? Due batterie, caricabatterie, ovviamente il trapano avvitatore a percussione. Questo è anche a percussione. Io in realtà l'ho comprato perché aveva la percussione e mi faceva comodo per fatti miei, volevo percuotere, ok? Ha quanti? 10 livelli di frizione, man mano diventa più duro, la funzione trapano per legno e metalli e poi il martelletto. Due velocità regolabili meccanicamente, a parte comunque la possibilità di regolare, di variare il numero di giri con il grilletto dimmer. Non inizia in maniera molto molto dolce, cioè il grilletto è un pochino duro, scattoso, la molla forse di contrasto non è delle più docili. E 18 volt da 1,5 ampere. Qui a fianco a lui c'è il mio ultimo acquisto, che è un Einel, serie, ve lo faccio vedere, dove sta, TCCD 182LI, ok? Si vede? Oh, c'era il riflesso. Ecco, questo Einel, che costa 90 euro con una sola batteria e un caricatore, un caricabatterie un pochino ridicolo, sembra quello dei cellulari degli anni 90, ma alla fine fa il suo lavoro, attenzione, è soltanto la forma che cambia. Per certi versi è migliore del Black & Decker. Allora, prezzo dicevo 120 euro contro 90 euro, 89 euro, però ti danno solo una batteria. Ok, la seconda te la devi comprare. Alla fine, se compri la seconda batteria, ti costa quanto il Black & Decker. Entrambi hanno il selettore di velocità 1-2 meccanico, non è un selettore dimmer. Il dimmer ce l'hanno entrambi sul grilletto. L'Einel mi risulta più malleabile, più docile nell'erogazione alle basse velocità, cosa che non riesco a fare proprio con il Black & Decker. Ora, chiaramente, io ci sto andando con due mani destra e sinistra, io sono destro, quindi sulla destra ho una maggior sensibilità. Ciononostante, come vedete, quando premo con il rosso vado a questa velocità, con il Black & Decker è più veloce al principio. Voi direte, ma che fa sta differenza? Che cosa comporta? E beh, se tu stai avvitando una vite, aspettate che l'avevo messo su due, frizione a 1, vabbè, la frizione non significa niente, ma se stai avvitando una vite, poter iniziare a una bassa velocità, questo è il minimo per il Black & Decker. Sembra che vada 2, 3, 4, 5 volte più forte dell'Einel. E in questo senso io preferisco mille volte l'Einel, perché poter iniziare con un regime di rotazione più basso è una cosa favolosa. Black & Decker è poco modulabile. Selettore destra-sinistra è praticamente identico per entrambi, ha una forma diversa, ma sempre si gestisce con indice e pollice. L'Einel manca della percussione. Oddio. Se ne hai necessità, certo è una mancanza grave, ma se, come la maggior parte delle volte per un avvitatore di questo tipo non è necessità, poco importa. Io dovevo perforare pareti e asfalto con questo,
Black & Decker fa il suo lavoro, con Lionel chiaramente è impossibile. Che altro? I motori sono sostanzialmente identici, entrambi sono senza, anzi, con spazzole integrate e amen. Quando si esauriscono le spazzole si prende e si butta tutto o si sostituisce il motore se si trova. Ecco, il costo suppongo che su questi modelli sia pressoché analogo, euro più euro meno saremo attorno ai 50 euro. Ok, il riduttore di velocità, la parte ingranaggi mandrino. Ecco, qua la differenza c'è perché con Lionel quando mollo si sente un brutto rumore meccanico provocato dal gioco che i vari ingranaggi hanno uno contro l'altro. C'è un minimo di tolleranza, ma poi quando blocco repentinamente il primo ingranaggio va a sbattere sul secondo, che sbatte sul terzo e produce questo, e così via a cascata, che produce questo brutto rumore metallico. È impostato su velocità 2. Ora pure questo lo imposto su velocità 2. Come sentite, il Black & Decker non fa nessun rumore. Ora, il rumore che sta facendo era dato dal mandrino. Vedete? Questa è la differenza tra uno e l'altro. Sicuramente il Black & Decker è molto molto più curato. Discorso velocità, amen, è nato così e l'hanno progettato così con una velocità minima più elevata rispetto all'Ainel. Dice, ma devi guardare come si chiama? Sì, a volte mi dimentico, sapete, le droghe. Io faccio colazione col vino. Poi per il resto, ecco, le plastiche esterne. A prima vista Lionel non è eccezionale, cioè al tatto sembra un pochino economico, questo sicuramente. Il Black & Decker è diverso sia nella parte gommata che sembra più professionale, sembra, non dico che sia, però sembra più professionale. E poi anche la parte di plastica dura dà un'altra sensazione rispetto all'Ainel. L'Ainel, attenzione, questa è la versione classic. La versione classic è l'entry level della gamma Ainel, quindi la versione economica. Ma insomma, come prezzo siamo lì con lì, perché ripeto, 120 euro con due batterie, 90 euro con una batteria. Ci aggiungete la seconda batteria, il prezzo si equivale totalmente. Però questo ha la percussione e questo no. Beh, in ogni caso, ragazzi, io ve l'ho buttata lì, un confronto veloce. Non vado a fare il confronto sulle prestazioni, non c'è il tempo adesso. Magari ve lo farò più avanti. In ogni caso, vedete voi, ve l'ho buttata lì, valutate se uno o l'altro, quale vi piace di più, cosa volete spendere, eccetera. Ok? Con questo è tutto, vi invito a effettuare l'iscrizione al canale, cliccare sulla campanella, così restate in campanella o in campana, e ci becchiamo più là. Ciao e alla prossima!